Piazza Fontana purtroppo è il primo dei tanti capitoli delle stragi italiane, di una lunghissima strategia della tensione. E naturalmente poi Piazza Fontana ci porta drammaticamente fino all'omicidio Calabresi. Quello che però è bene ricordare in questo contesto è che tra il 12 e il 13 di dicembre la democrazia italiana tenne benissimo. Ci fu un memorabile fondo del Corriere della Sera la mattina del 13 che ricordava che non era tempo di momenti di emergenza, di legge di emergenza, di dichiarazione di stato d'assedio. Si ricordava come la Costituzione italiana mettesse nelle condizioni di reagire a questa violenza con strumenti democratici.